Ciao ragazzi e benvenuti, oggi parliamo di uno dei groove più difficili da suonare con la batteria e vi sto parlando di Seven Days. Seven Days è una canzone di Sting, tra l'altro qui sotto in descrizione vi lascio il link per andare a sentire la versione originale. E questo brano è molto famoso, ma è molto famoso soprattutto tra i batteristi, perché al suo interno questo groove ha veramente un sacco di insidie. Quindi oggi passo passo voglio andarvi a spiegare secondo me qual è il processo giusto per riuscire a suonare questo groove. Per chi non sapesse qual è il groove, ve lo faccio sentire. Ah no, ma aspetta un attimo, sapete chi è che suona questo brano nell'album? Vinnie Colaiuta, lo sapevate? Uno dei super drummer del mondo proprio. E scusate, non ve l'ho detto, mi sono dimenticato, me lo sono scritto di dirvelo, però mi sono dimenticato. Andiamo, va? E chi già conosce la canzone mi potrebbe dire: no, ma Luca, scusami, ma manca una cassa, non era così? Io anche l'ho sempre pensata come tum, tum, pa, tum, tum, pa. Invece non è così, nel senso, sembra così perché ci sono le tastiere e il basso probabilmente anche che fanno questo tipo di accenti, però la cassa suona solamente sull'uno all'inizio, poi successivamente, soprattutto nel ritornello, allora anche la cassa si adegua agli stessi accenti, però all'inizio è solamente cassa sul primo ottavo e rullante sul quarto ottavo. E dicendovi questa cosa qui, che è una cosa strana, mi allaccio al primo punto difficile di questa canzone. La prima cosa molto difficile di questa canzone è il fatto che sia in 5 ottavi e non in 4 quarti come siamo abituati a tutti i pezzi del mondo. 5 ottavi che cosa significa? 5 ottavi significa che anziché contare il nostro normalissimo 1, 2, 3, 4, dobbiamo contare in ottavi per prima cosa, quindi al doppio della velocità, ma soprattutto 5 ottavi. Quindi sarà 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Infatti se voi provate ad andare sulla canzone originale e contare il 4 quarti normale non ce la farete mai. Se voi provate a contare invece 5 riuscirete tranquillamente a contare tutto il pezzo. E per aiutarci ancora di più possiamo pensare il 5 ottavi come 3 più 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Contando in questo modo 3 più 2 abbiamo più riferimenti sul tempo. Quindi per prima cosa incominciamo ad andare a suonare il groove semplicemente in ottavi. Quindi il Charleston terrà la pulsazione. Mettiamo la cassa sul primo ottavo e il rullante sul quarto ottavo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ecco, mi sono dimenticato di dirvi una cosa molto importante. Non state lì col foglio a segnarvi tutto. Ah, ha detto questo, allora dobbiamo fare questo groove, questo... No, vi faccio un PDF. Non vi preoccupate. Ok, però il groove non è sta cavolata qua da fare. È molto più difficile. Quindi, prima cosa, dobbiamo andare a suonare il Charleston in sedicesimi anziché in ottavi. Quindi, mettiamo così. Se però con l'aiuto gli avessi suonato la canzone così, probabilmente Sting gli avrebbe tirato uno schiaffo fortissimo. Così non è il massimo del groove, diciamo. Quindi adesso andiamo a vedere quello che veramente caratterizza il groove, caratterizza poi anche la canzone. Come sempre il Charleston è quello che caratterizza di più. Quindi il Charleston in questa canzone è la parte più difficile da suonare per il batterista. Ma perché praticamente Vinnie all'interno del groove va a fare una polimetria. Polimetria che cosa vuol dire? Vuol dire che il pezzo è in 5 ottavi e va bene. Però lui, il Charleston, lo suona come tra virgolette fosse un tempo normale, cioè in 4 quarti. Questo significa che il Charleston è in sedicesimi, gli accenti che dà sul Charleston sono ogni 4, come facessimo un tempo in 4 quarti normale. Quindi il Charleston suona come suonasse dritto normale, però ovviamente essendo in un tempo dispari risulta storto sul tempo, quindi va a creare un loop che continua non solo per una battuta ma per più battute. Però la cassa e il rullante rimangono sempre gli stessi, tum, pa, tum, pa. È difficile, lo so, è spiegato tutto nel PDF. Il Charleston quindi fa i 4 sedicesimi accentando sempre il primo, in questo modo. Ovviamente non è a questa velocità, ma è circa questa. Per
riuscire a suonare il charleston in questo modo e a questa velocità, però abbiamo bisogno di un po' di tecnica, ovviamente non è così semplice. Quindi qui sopra vi lascio il link che vi riporta alla tecnica Müller, così almeno capite qual è la tecnica che uso io per suonare il charleston in questo modo. Anziché spiegarvela, ho già fatto un video, quindi andatevelo a vedere e poi cercate di applicarla a questi quattro colpi di charleston. Adesso proviamo a mettere tutto insieme. La mia testa dovrà pensare in 5 ottavi la cassa e il rullante, e invece dovrò cercare di pensare il meno possibile al charleston, che deve andare sempre avanti in questo modo con loop di 4 colpi. Quindi cassa e rullante fanno, e adesso andiamo a mettere il charleston. Ultima cosa che vi voglio dire, che vi ho accennato un pochettino prima, è la parte sul ritornello. L'idea del groove praticamente è la stessa, anche se poi quando sentite la canzone lui nel ritornello fa di tutto, aggiungendo solo la cassa di cui vi parlavo prima, che è praticamente la cassa che si va a posizionare tra il secondo e il terzo ottavo. Nel PDF c'è tutto. Stavolta però non andiamo più a suonare con il side stick, perché abbiamo bisogno di più dinamica, di più volume, quindi andiamo a suonare con il rullante pieno. E ultima cosa, poi suono, l'idea di accentare un colpo ogni 4, quella che facevo prima col charleston, rimane, ma lo farò sul ride, e anziché accentare il ride normalmente, al posto dell'accento suoneremo sulla campana, quindi i 4 colpi diventeranno. Vi suoni direttamente tutto subito. 1, 2, 3, 4, 5. Il video finisce qui, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un mi piace qui sotto e commentate, ditemi cosa ne pensate di questo video, di questa tipologia di video, se voi sapevate già suonare questa canzone o il modo in cui siete riusciti a suonare questo groove. Fatemi sapere cose, scrivetemi anche altre cose, scrivetemi quello che volete, ma fate un po' quello che volete. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi, andate sui miei social Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!